Campioni della Terra di Lega Nerd, qui è Giacomo che vi parla e in questo video andiamo a vedere le differenze tra Mortal Kombat del 1995 e Mortal Kombat del 2021. A seguire vedremo anche un po' di easter egg, dettagli e curiosità, quelli che realmente contano in questo film che sembra davvero fan-made. 42. Pronti per il Mortal Kombat? Perfetto, perché nel film del 2021 non c'è. E questa forse è la differenza più grande con il film del 1995. Laddove Shang Tsung invitava i combattenti della Terra su un'isola per misurarsi nel torneo, nel 2021 Shang Tsung è proprio un motherfucker fatto e finito e vuole uccidere tutti prima ancora che il torneo si faccia. Poi beh, manco a dirlo, la differenza più grande sta nel fatto che il protagonista della pellicola non è più o meno Liu Kang come nel primo caso, anche se era una abbastanza corale, ma è il nuovo arrivato, personaggio mai visto, inventato appositamente per i film, per introdurre un po' il mondo con occhi nuovi, il mondo di Mortal Kombat, è Cole Young. Molto bello, nel 2021 il rapporto di odio e di scontro fra Scorpion e Sub-Zero, già esplorato anche in altre opere, ma laddove nel 1995 Scorpion, Sub-Zero e Reptile erano soltanto dei nemici fighi e praticamente muti, qua invece insomma c'è una sorta di tentare di portare le relazioni tra i personaggi su un altro livello, e devo dire che è una delle cose più riuscite. Laddove nel film del 2021 abbiamo un Reptile decisamente decente, nel 1995 faceva abbastanza tenerezza. Pareva un video musicale di MTV dell'85. Differenze poi nelle assenze. Non c'è bisogno di dirvi che non c'è Johnny Cage e ci dispiace molto, ma proprio per il motivo che, insomma, se lo vogliono giocare nel sequel. Quello del 2021 è un film pensato per avere chiaramente un sequel e infatti nella scena finale vediamo il poster del film di Hollywood di Johnny Cage, Citizen Cage, che chiaramente richiama Citizen Kane, Quarto Potere di Orson Welles. Johnny Cage, questo sempre ego smisurato, e quindi Cole se ne va a Hollywood. Una bella differenza è poi quella del personaggio di Raiden, laddove Christopher Lambert era un personaggio molto più umano, presente, simpatico, insomma con un umorismo un po' cringe, ma insomma così, e invece qua Tadanobu Asano è proprio un Raiden, un Lord Raiden molto più serioso, anche se ha i suoi momenti, diciamo. I poteri, con questo arcana che nel 2021 viene proprio sviluppato per dare ai personaggi dei poteri speciali, che effettivamente il divario con i campioni dell'Outworld sarebbe, cioè, incredibile. A parte, vabbè, vediamo che Goro ha difficoltà a uccidere una persona con un pugno, non è molto credibile, insomma, Goro dovrebbe strapparti in due soffiando, però va bene, togliamo questo. E quindi, ecco, nel 2021 abbiamo questi poteri speciali, gli arcana, che poi sono le mosse speciali che vediamo nel videogioco, mentre nel 1995 i personaggi erano un pochino più terra-terra. Jax nel 1995 fa proprio una comparsata di 10 secondi, mentre invece nel film del 2021 è letteralmente uno dei protagonisti. Altra cosa è il marchio, che appunto vediamo per la prima volta su Cole e Jax, è quello che chiama i campioni della Terra. C'è chi lo ha perché viene designato dagli dèi come campione e dettaglio curioso, si eredita uccidendo, si può ereditare uccidendo uno dei campioni designati. Shao Kahn, sia nel 1995 che nel 2021, è una presenza incombente ma appena accennata. Nel 2021 lo vediamo appunto come statua, come murale, però nel 1995 veniva evocato e poi nel finale era lui in realtà il cliffhanger che compariva nelle nuvole gigantesco, adesso vi succhierò l'olio, non mi ricordo cosa diceva, non me lo ricordo, però... Vabbè, poi lasciamo perdere come diventava in distruzione totale il sequel, per carità. Nel 2021 abbiamo Mileena, ma non abbiamo Kitana, che invece compariva nel 1995. Anticipazione di easter egg, Kitana però compare con il suo ventaglio, lo vediamo infatti nel tempio nel quale si allenano i campioni nel film del 2021. Goro, sì, l'ho già accennato, è fatto abbastanza deludente. Nel 1995 era un animatronic cazzuto, insomma, indipendentemente da quello che potete pensare della pellicola del 95,
E usare questo animatronic animato da una dozzina di persone era comunque impressionante. Il risultato non era malaccio, ma soprattutto era un Goro, no, comunque molto cattivo, molto cazzuto. Questo qua, il Goro del 2021, fa una comparsata, sembra che abbia difficoltà a strappare in due una persona o a staccargli la testa stringendo la mano. Va bene, ok, non lo so, non devo fare questi ragionamenti. È solo un dispositivo per far sviluppare l'arcana di Kolo Yang. Povero Goro, ci dispiace, un po' sacrificato, eh. E poi Kung Lao, bel personaggio nel 2021, che nel 1995 era completamente assente. Ho lasciato il mio preferito per ultimo, Kano, che effettivamente è l'unico personaggio che emerge un pochettino con un po' di carisma, un po' di battute, bidimensionale, certo, ma almeno è un personaggio, insomma, che ha un po' il suo stile, la sua dimensione e il suo carisma. E qui, ovviamente, non è come nel film del 1995, dove era già identico al primo videogame con la sua piastra di metallo e l'occhio rosso. Qui invece il suo arcana è diventare praticamente ciclope degli X-Men e sparare il raggio dall'occhio. Purtroppo fa una fine veramente ingloriosa, lo voglio dire, come nei film americani si dice sempre, no? Gli sceneggiatori, quando mostri una pistola stai sicuro che prima o poi verrà usata. Mortal Kombat 2021 ci insegna che quando vedi un nano da giardino, prima o poi verrà usato. Terminate le differenze tra il film del Paul Anderson e questo del 2021, invece parliamo di un po' di easter egg. Jax, quando incontra per la prima volta Cole, gli dice che Cole è l'uomo che, prima della sua caduta in disgrazia, che ha tolto la cintura di campione a Eddie Tobias. Ai più avveduti di voi non sarà sfuggito che è l'unione dei nomi dei creatori di Mortal Kombat, Ed Boon e John Tobias. Quando andiamo a casa di Sonya Blade, vediamo poi alcune immagini che rappresentano altri personaggi di Mortal Kombat che forse vedremo in un eventuale sequel, chi lo sa. Vediamo ad esempio Nightwolf, vediamo Motaro attraverso un vaso antico, portati da quelli dell'Amaro Montenegro, probabilmente, non lo sappiamo, e un'immagine che potrebbe rappresentare Kotal Kahn, qualcosa di un'antica civiltà. Invece nel murale che vediamo nel tempio, tra i vari Sub-Zero, Scorpion, Goro, eccetera, si vede anche un'immagine che potrebbe rappresentare Sindel che piange sulle spoglie del marito, una cosa tra l'altro raccontata dai videogiochi. Battute, io il film penso come tanti di voi l'ho visto in italiano, però quando Liu Kang dice prova la tua potenza, qualcosa del genere, ho pensato subito test your might, che è, no, il bonus stage di Mortal Kombat, ma era anche nel testo della canzone, la famosa canzone test your might, quella lì, insomma, avete capito. Abbiamo poi altri due estereghini simpatici, Kano che nel tempio tenta di rubare l'amuleto che contiene Shinnok, se non erro, e Dulcis in fondo, una chicca proprio per gli amanti del videogioco, quando si allenano i nostri campioni, in particolare Kano contro Liu Kang, Liu Kang gli fa la famosa spazzata, il calcio basso che fa cadere i personaggi a gambe all'aria, che ci ha fatto maledire tantissimo Liu Kang nei primi videogiochi, e Kano ci casca come un pollo. Quella è una scena davvero divertente per appassionati del videogioco, purtroppo non si può dire lo stesso per il film del 2021 nel suo complesso, ma diteci la vostra, lasciate un commento oppure mettete un mi piace o un dislike, quello che volete, se non vi è piaciuto magari però motivatelo sempre nei commenti. Noi ci ritroviamo qua sempre su Lega Nerd con easter egg, curiosità e tutte le altre rubriche. Alla prossima!